In questo speciale entreremo nel pensiero artistico di Van Gogh, sottolineando soprattutto le differenze concettuali che lo separano da un altro importante maestro come Georges Seurat e da un approccio prevalentemente scientifico. Quello di Van Gogh, come vedremo, pur partendo dalla teoria dei colori, preferisce uno sviluppo meno formale e più incline all'improvvisazione, che si muove comunque dentro schemi precisi. Iniziamo dunque col chiarire il concetto di colori complementari, facendo riferimento alle conoscenze di Van Gogh all'epoca. Più avanti citeremo anche il suo pensiero artistico espresso nelle lettere al fratello. Immaginiamo di rappresentare lo spettro solare su un disco. Stiamo ovviamente operando una grande semplificazione in funzione della corretta comprensione del concetto. Teniamo in considerazione i colori primari, rosso, giallo e blu. Ve li indico nello schema con i numeri da 1 a 3. Essi sono quelli che, se combinati, possono dare vita agli altri. Nel nostro schema semplificato troviamo sempre tre colori intermedi tra i primari. Ad esempio, tra il rosso e il giallo troviamo rosso-arancio, arancione e giallo-arancio. Ruotando velocemente il disco otterremo il bianco. Questo avviene perché la nostra retina percepisce e annulla tutti i colori, restituendo la luce bianca. Ebbene, questo effetto di annullamento può essere ottenuto anche attraverso la sovrapposizione dei colori del disco che si trovano in posizioni opposte tra di loro. Il cerchio cromatico è lo strumento migliore per indicare le relazioni tra i colori. Così, ad esempio, osservando il rosso, noteremo che il colore diametralmente opposto ad esso è il verde, suo complementare. La formula rosso-verde contiene al suo interno tutti e tre i primari dello schema, in quanto è data da rosso e giallo più blu. Considerando i primari, troviamo tre coppie fondamentali: rosso-verde, giallo-viola e blu-arancione. E questi colori sono tra loro complementari. Il giallo, dunque, è complementare alla combinazione di rosso più blu che crea il viola. Adesso facciamo un passo successivo. Tutti i colori opposti nel disco sono complementari. Consideriamo, ad esempio, l'indaco scuro, tonalità intermedia tra il blu e il violetto. Questo colore risulterà complementare al giallo-arancio. La somma dei due complementari ha come risultato l'annullamento cromatico, luce bianca. Tuttavia, anche senza sovrapposizioni e limitandosi ad accostarli, è possibile ottenere contrasti visivamente accattivanti. Questi sono alla base di molti quadri di Van Gogh. Nella sua pittura, però, non consideriamo più gli effetti della luce nella retina, bensì i pigmenti di colore. Si parla, dunque, correttamente di sintesi sottrattiva. In questo caso, il risultato finale ottenuto dalla sottrazione sarà un grigio. Il pittore olandese aveva letto alcuni manuali d'arte e conosceva bene la teoria dei colori da Delacroix, una delle sue principali influenze. Successivamente, Van Gogh migliorò nell'armonizzazione a Parigi, attraverso le conoscenze di Monet e soprattutto di Paul Signac, amico di Seurat, che lo introdusse alla divisione dei complementari. Tuttavia, l'approccio di Van Gogh non fu mai scientifico. Alla rigidità della chimica, egli preferì sempre la sintesi di Gauguin e più di tutto la grande istintività che gli era propria. Per una comprensione più agevole, riportiamo le parole dello stesso Van Gogh nella corrispondenza intrattenuta col fratello Theo a Nuenen e datata agosto 1884. Scrive Van Gogh, aperte virgolette: «Orbene, se l'estate è il contrasto degli azzurri con un tocco di arancione nel bronzo dorato del grano, si potrebbe dipingere un quadro che esprima lo spirito delle stagioni in ciascuno dei singoli contrasti di colori complementari: rosso e verde, azzurro e arancione, giallo e viola, bianco e nero». Chiuse virgolette. Consideriamo, ad esempio, queste case di Cardwell, opera realizzata nell'ultimo anno di vita del pittore e caratterizzata da contorni marcati e decisi di nero,
da trattini e contrasti dei complementari. Vi sono soprattutto i giochi del violetto e dell'azzurro tra gli alberi, in relazione coi tocchi di arancio nel cielo dipinto di giallo, quindi i contrasti di verde e rosso sul terreno. Tutto è funzionale alla messa in risalto della casa dal tetto di paglia rosso. Van Gogh riesce ad accentuare il contrasto immergendo l'abitazione nel verde della vegetazione e sfruttando l'arancione, elemento terzo tra rosso e giallo. Ma spiccano anche le armonizzazioni compositive. Osservate in particolare le pennellate più in alto in cielo, di verde e arancio, che riprendono i ciuffi d'erba arsi dal sole in basso. Il cielo e la terra, la magia e la grandezza nella storia dell'arte. Questo è il senso di teorie dei colori e armonizzazioni. La teoria senza la pratica però sarebbe inutile. Continuiamo quindi a vedere altri esempi nel mondo artistico di Van Gogh. Cominciamo da qui, un lavoro del 1887, figlio di uno studio di 2 anni prima. Van Gogh armonizza e qualifica lo sfondo in un impianto decorativo orientale che porta quasi alla deriva astratta. È un'esplosione di colori, e lo sfondo astratto racchiude diverse varietà di blu e di verde presenti nella sua tavolozza. Un qualcosa di molto primitivo, infantile quasi, e tuttavia allo stesso tempo ben calcolato e supportato dalla teoria dei colori. Van Gogh aggiunge allo sfondo tratti di colori complementari. Troviamo i bianchi, i neri, il blu, il giallo, il rosso, il rosa. L'artista, e qua sta la sua genialità, riprende le medesime combinazioni per le mele in primo piano, invertendo però stavolta l'ordine logico formale. Prima vengono le tonalità calde, seguite poi dagli accenti freddi del verde e del blu. Tutto ciò realizza l'equilibrio, l'unità e l'armonia compositiva. Se non riuscite a vedere le pennellate contrastanti sulle mele, ve le mostro in un dettaglio più ravvicinato. Questo lavoro è lo sviluppo ulteriore di un altro realizzato 2 anni prima in Olanda. In particolare, per il discorso che a noi interessa, quello dei complementari, è lo stesso Van Gogh a fornire un'attenta spiegazione al fratello Theo in una lettera. Scrive Van Gogh, aperte virgolette, per limitarmi a spiegarti come è stato dipinto quello studio, semplicemente così. Il verde e il rosso sono colori complementari. Orbene, nelle mele c'è un rosso che è in sé molto volgare. Inoltre, accanto ad esso, ci sono delle cose verdastre. Ci sono però anche 1 o 2 mele di un altro colore, di un certo tono di rosa che aggiusta il tutto. Quel rosa è il colore spezzato, che si ottiene mescolando il suddetto rosso col suddetto verde. È per questo che i colori armonizzano. In aggiunta a questo c'è un secondo contrasto, che lo sfondo contrasta col primo piano. L'uno è di un colore neutro, ottenuto mescolando l'arancione all'azzurro. L'altro è lo stesso neutro, variato semplicemente con l'aggiunta di un po' di giallo. Sono estremamente contento però che tu abbia notato una combinazione, sia che tu l'abbia fatto per percezione diretta che indiretta. Quando mescolo al rosso un verde, per dare un verde rossastro o un rosso verdastro, mescolandoli al bianco ottengo rosa verdastro o verde rosato. Se vuoi, aggiungendo del nero, ottengo un verde marrone o un marrone verdastro. Non è chiaro? Quando mescolo al giallo il viola per dare un giallo violaceo, o un viola giallastro, o in altri termini un giallo o un viola neutri con l'aggiunta del bianco e del nero, ottengo dei grigi. Ebbene, i grigi e i marroni, si tratta soprattutto di questi quando si tratta di rendere più chiari o più scuri i colori, quale che sia la natura e la gradazione del rosso, del giallo o del blu, a seconda del caso. Chiuse virgolette. In sostanza, Van Gogh sceglie di creare contrasti accattivanti, sfruttando il rosso e il verde, colori complementari appunto. Mescolando quest'ultimo al primo, conformemente alla teoria dei colori, finisce per attenuare il rosso ottenendo un rosa. Questa è la chiave dell'armonizzazione. Van Gogh, inoltre, a differenza degli artisti impressionisti, non rinuncia ai neri.
Questi vengono utilizzati, oltre che per i contorni, anche in combinazione al verde per creare un marrone verdastro. In sostanza, attraverso le combinazioni dei complementari, Van Gogh riesce a modulare il colore, armonizzando così l'intera composizione. Van Gogh utilizzò i contrasti dei complementari in tantissime opere celebri in tutto il mondo, come nei suoi quadri notturni, oppure nel Caffè di notte, dove il violento rapporto tra rosso e verde è modulato dalle allucinazioni di giallo verdognolo sul pavimento. Ma ecco il vaso con iris su sfondo giallo di Amsterdam che il pittore raggiunge la perfezione stilistica nel disegno, nel colore e nell'armonizzazione. Opera equilibrata e di grande spessore. Tutto si basa sul piacevole contrasto tra il violetto degli iris e il giallo abbagliante dello sfondo. Quindi, delle pennellate di blu e dell'oro del vaso, il colore di rottura e il verde smeraldo. Un'opera ipnotica, certamente tra le migliori. Van Gogh, in sostanza, ispirato da Rembrandt e Delacroix, utilizza i complementari per armonizzare la composizione. Immaginando di avere un giallo puro, il pittore potrà utilizzare pennellate del suo complementare, il violetto, per attenuare la saturazione del primo. Il contrasto tra complementari, come vediamo, si realizza sempre tra tonalità fredde e calde. Altro magnifico dipinto è la natura morta con cesto d'arance. Qui Van Gogh armonizza il tavolo e la parete con tocchi di giallo e di arancio. Spicca l'uso dei bianchi, che rendono luminosissima la scena. Il bagliore è concentrato sul tavolo e sulla sommità delle arance. In questa natura morta con cesto di mele spiccano i contrasti ricercati tra il rosso e il verde. In basso e sullo sfondo il pittore innesta il violetto sull'incanto dorato. Cambiano le armonizzazioni e la direzione delle pennellate, ma non la sostanza nella natura morta con cesto di mele dedicata all'amico Pizarro. Stavolta i rossi e i verdi sono gli assoluti protagonisti. Nella sala da ballo d'Arles, in un assetto fortemente stilizzato, ispirato dall'arte giapponese, ma anche e soprattutto da Paul Gauguin per bidimensionalità e campiture, troviamo la riproposizione tra i complementari. Rosso e verde, giallo e azzurro, oro e violetto. Dalle nature morte fino agli autoritratti il pensiero non cambia. La mela, che attraversa secoli e culture, è il collante ideale, qua simbolo di rinnovamento, idea e amore autentico per l'arte. In materia ritrattistica, Van Gogh utilizza i contrasti dei complementari per enfatizzare ombre, volumi, l'intensità espressiva e degli occhi in particolar modo. Torniamo così all'inizio. L'esplosione di colori in un capolavoro emozionale che ribalta Seurat. Punti e trattini irregolari, di dimensioni e colori diversi. Il disordine dell'anima sulla tela.